Sono 6 anni che aspetto giustizia dopo essere stata ingannata, truffata e presa in giro. Lo metto in cassaforte, fidanzato scappa col gratta e vinci milionario. Scappa dalla donna alla quale aveva promesso amore. Scappa dopo essere riuscito a farsi consegnare, prestito dopo prestito, i suoi risparmi. Scappa con in mano il tagliando vincente, il biglietto del valore di 500.000 euro del gratta e vinci. È successo nel 2016 a Bologna, protagonista una donna di 62 anni, vedova, ed un uomo di origine svizzera di 51 anni. Ho incontrato una persona, era un momento fragile della mia vita. In una sala da ballo si è presentato come un imprenditore, vestita bene, ho accettato il corteggiamento. La donna alla presenza di un suo amico a fine ottobre manda l'uomo a prendere due biglietti del gratta e vinci. Ah, io li gratto, uno è 5 euro, poi quell'altro 500.000. L'uomo si era guadagnato la fiducia della donna a tal punto da farsi consegnare il biglietto vincente. Tu hai la cassaforte? Ho detto no. Allora se l'hai messo nella taschina della cosa, va bene, adesso te lo tengo io in cassaforte. Poi i dubbi, le incertezze e la richiesta della donna di riavere il biglietto indietro. Me l'ha portato in una busta chiusa, aperto, l'ho guardato, tiro, lo guardo, tagliato, scocciato. Qua c'è qualcosa che non torna. Non era il biglietto originale. Da quel momento, dopo una serie di telefonate, l'uomo scompare nel nulla. È allora che la donna si rivolge alla guardia di finanza. Io ho denunciato tutto. Ora sono passati 6 anni per arrivare a processo, un processo dove l'uomo non si è mai presentato. Per la parte civile ci sarà la richiesta di una condanna a una pena di reclusione e la somma netta che è stata espropriata la